Ciao popolo blu cerchiato, qui è GD Memon Sandoria. Oggi facciamo un bel video molto molto serio, come al nostro solito. Oggi facciamo un video compilation di tutte le volte in cui ho dato di matto, o meglio, delle migliori o peggiori volte in cui ho dato di matto nei post partita. Possono essere cose positive o negative, lo vedrete voi, lo sceglierete voi. Godetevi la visione di questo video fuori dal comune. Spero vi diverta come diverte a noi del canale ogni tanto a rivederlo. E quindi buona visione, ciao popolo blu cerchiato. Io sono Cristiano Ronaldo, io sono giocatore del football. I am the best player in the history. Mais bonjour mes amis italiens, moi je suis Rabiot, je suis un joueur de football de Juventus, l'équipe meilleure du monde entier. Non, Tonelli, qu'est-ce que tu fais? Tonelli, me touche pas, Tonelli, me touche pas. Je suis Gonzalo Higuain, je suis footballiste de Juventus. Un'altra piccola cosa. Maroni, io non ce l'ho con Maroni perché ha sbagliato il calcio di rigore, perché i calci di rigore quanti avevano sbagliato? Non ha calciato bene, però i rigori si sbagliano, i rigori si fanno. Io non mi incazzo con Maroni per sbagliato il rigore, io mi incazzo con quell'idiota di Leris. Come cazzo fai? Cioè la porta è lunga 7 metri e 12 se non vado errato, 7 metri, e tu riesci a mandarla a lato col portiere per terra. Non è che dice hai calciato bene a Girole, l'hai calciata di me. Leris, fai schifo, vattene, non ti vogliamo. A cosa serve stare in una squadra a fare il parassita, a prendere dei soldi per far schifo? Vai via. Ciao popolo blu cerchiato, qui è GD Memon Sandoria. Oggi facciamo un bellissimo riassunto, una cosa molto sintetica di Brescia Sampdoria. Oggi sarà un video breve ma inteso, un po' come messo sotto le coperte. Alessandria Sampdoria, vi faccio una piccola premessa su questa partita. Io vivo in provincia di Alessandria, lavoro ad Alessandria, quindi all'inizio, quando ho detto cavolo che figata giocano ad Alessandria, all'inizio si sapeva soltanto che si doveva giocare questa partita, non si sapeva se ad Alessandria o a Genova. Io ho detto con la mia fortuna giocheranno a Genova. Invece quando ho scoperto che giocava ad Alessandria ero entusiastissimo. Poi è andato a porte chiuse e vai. E alla fine poi è stata porte aperte. Però dovevo lavorare, quindi. Ieri sera, per la penso seconda, terza volta di tutta la mia vita, ho guardato Tiki Taka. Perché c'era Ferrero, volevo vedere a che livello di idiozia arrivava questo neanche uomo, questo essere vivente. Stupidissimo. Alla seconda frase che ha detto ho spento. È entrato. Presidente dice ciao, ha detto da Mughini, uno della Juve, e gli ha detto comunque lei è un po' un ruffiano, perché lei ha detto che ha visto la Juventus più bella degli ultimi 10 anni, ma contro di noi è facile.it. Brutto deficiente, è la tua squadra, ma tu dici ste cose ai tuoi giocatori, sei un idiota. Cioè, se io fossi un giocatore della Sampdoria, come vuoi che mi senta se tu mi dici una cosa del genere, se tu mi sputtani in diretta nazionale, proprio tu parli, che sei un cocainomane che vai in giro e che c'hai una faccia che sembri un mocio. Ma svegliati, e tu speri anche di vendere questa squadra, questa società. Ma tu dovresti ringraziare, se non ci fosse questa società tu saresti già in galera per qualsiasi tipo, per qualunque cosa. Tutte le volte che abbiamo criticato Ferrero abbiamo fatto bene. Ne ha detto un'altra, ragazzi, che lì veramente mi vado a mettermi le mani nei capelli. Ha detto i tifosi odiano Ferrero. E Ferrero ha detto sì, i tifosi mi odiano perché mi amano. Ma che cazzo vuol dire questa frase? Non fare il megalomane, perché lo sappiamo che tu sei un uomo di cinema. Vuoi essere la first lady, vuoi essere quello che si fa vedere. Ma fai solo delle figure da deficiente. E fai fare anche noi delle figure da deficienti. Quindi, prima te ne vai, meglio è per te e soprattutto per noi. Ciao popolo blu cerchiato. È appena finita Sampdoria-Benevento 2-3. Che figura di merda, che squadra di polli di caga sotto. Vergogna, dovreste tutti vergognarvi. Uno schifo. Avete giocato 20 minuti. Stop. Vergogna. Doria ole, forza, Doria ole.
Spiace. Che partita, mamma mia, che partita, ragazzi. Che partita. Ma tra due giornate abbiamo il Genoa. Io voglio, esigo, pretendo un derby giocato così con le palle. Perché voglio tornare a vincere il derby come l'anno scorso. A esultare, a essere contento. Ciao popolo blu cerchiato! È fatta anche questa! 3-1 all'Atalanta! Come mi dispiace per Gasperini. No, Piangerini, no, no, poverino. Lui che adora così tanto la Samp. Che peccato. Adesso però, ragazzi, testa, testa, perché domenica prossima c'è una delle partite più importanti dell'anno ed è quella che non bisogna scazzare. Attenzione! Non voglio parlare del gol sbagliato, quella porta praticamente vuota, perché non è possibile io sbagliare delle cose del genere. Non si può, non si può, non si può, non si può. Se sull'1-1 nel derby a 2 minuti dalla fine per iniziare una manovra offensiva, cominci da dietro. Se la porta è di là, devi attaccare di là, puttana bastarda, non serve a niente darla di qua. Così salgono giù in più. No, perché nel frattempo loro sono in 10 dietro. Come cazzo fai in 4 contro 10? Ci vai subito, punti un po' di più sulla velocità. Questa è una prima parte delle varie smattate. Se questo video arriva a 300 visualizzazioni, allora facciamo anche la seconda parte. Spero che l'ultima parte vi abbia divertito, soprattutto quando smatto per il derby, perché si sa che il derby è sempre il derby, quindi non vincerlo fa girare molte le palle. Iscrivetevi al canale YouTube e, come ho detto, mi raccomando, visualizzateli molti, diffondete il nostro credo tra i vostri amici sampdoriani e non. Giusto farsi conoscere anche da loro. Ciao, popolo blu cerchiato!